Buonasera, oggi vi parlo di questo libro, Sotto la ruota, e vorrei che fosse il primo video di una serie dedicata a Hermann Hesse, perché ho deciso di rileggerlo. Quando avevo 20 anni, credo di aver letto tutto quello che è stato pubblicato in italiano su Hermann Hesse, è stato uno dei miei autori, diciamo, di formazione, come si può suol dire, e mi è venuta voglia di cominciare a rileggere. Sono passati molti anni e voglio andare a vedere, ormai dopo tanto tempo, cosa c'è in questo autore che mi ha colpito a suo tempo e cosa c'era di buono, insomma, per vedere, non certamente per ritrovare le stesse sensazioni di quel tempo, chiaramente, ma almeno per rileggere alcune cose che mi sono piaciute. Allora, Sotto la ruota, questa qua è l'edizione che ho, la mia, e qua c'è scritto, quando l'ho comprato, eccolo qua, Stefano Vallin, 1978, costava 1500 lire. E era un libro bellissimo. Ora, l'ho riletto, l'ho appena finito. E questo è un bel libro, è il secondo libro che ha scritto Hermann Hesse, il primo credo sia Peter Camenzind, che rileggerò anche quello. Conto di rileggerne un bel po', e si vede che è ancora un libro giovanile, però già in questo libro ci sono i temi, ci sono le idee, ci sono i sentimenti di Hermann Hesse. È un libro, e si vede, scritto nel 1900. Poco dopo il 1900, e quindi il linguaggio è un linguaggio romantico, la descrizione della natura, la descrizione dei sentimenti del protagonista sono tipici di quel periodo, no? E parla di un giovane, di un ragazzo, di un adolescente, negli anni appunto della crescita adolescenziale, che in qualche modo è a cavallo fra i due famosi opposti di Hermann Hesse, no? Fra lo spirito e la materia, sotto la ruota. Questo ragazzo è un ragazzo molto intelligente, il primo della classe, quando nel suo paesino del Württemberg, riesce a superare con ottimi risultati la prova di ammissione al seminario e comincia la sua carriera studiando al seminario. E durante fino a un certo periodo lui non vede altro che lo studio, l'impegno continuo, assiduo, il greco, il latino, l'ebraico, lo studio continuo. Lui ricorda solo, sa solo studiare. Nel paese il prete, il preside, tutti quanti gli danno da studiare, lo costringono all'interno di come dire, di un percorso ormai segnato e privo di possibilità di fuggire. E un po' alla volta questo giovane, questo ragazzo si accorge che c'è anche qualcos'altro. E quando parliamo di sotto la ruota è intesa proprio il sistema educativo prussiano, dice il libro, comunque il sistema educativo assolutamente rigido che si basa sullo studio continuo di questi ragazzi. E questo ragazzo un po' si perde, questo ragazzo comincia a scoprire, a vedere, ad accorgersi dell'esistenza anche di un altro mondo. E il contrasto tra questi due elementi caratterizza, direi, la seconda parte del libro. E questo contrasto, fra l'altro, si inserisce bene anche perché il ragazzo è giovane, è adolescente, e l'adolescenza è l'età dei contrasti, l'età dove uno dopo l'altro, no, compaiono diverse possibilità. C'è ancora un futuro che può essere ancora molto aperto, no? Il ragazzo un po' si perde e, diciamo, la sua vita, insomma, cambia rispetto ai binari iniziali. Naturalmente non vi dico come va a finire, a parte che non è certamente un libro appena uscito, e quindi potete scoprire, insomma, come va, però insomma, il problema non è certamente la trama, il problema è proprio il problema, il punto è questa capacità di essere, di
penetrare questo conflitto fra i due opposti della vita, conflitto che vedremo in altri dei suoi libri, che conto di rileggere a presto. Arrivederci. Questa seconda parte del video la giro dopo aver letto la prefazione di Giuseppe Bevilacqua al libro del 77 che ho in mano. E da questa prefazione ho ricavato due piccole informazioni che non avevo o non ricordavo. La prima è che questo racconto è in buona parte autobiografico, perché nell'istituzione di Maulbronn, che è il luogo dove avvengono appunto i fatti narrati, anche Hermann Hesse ha passato del tempo. La seconda informazione riguarda il periodo storico, che in qualche modo è compreso all'interno di questo libro, è quel periodo storico nel quale abbiamo la modernizzazione della Germania e c'è una sorta di imposizione di questa legge di tipo prussiano su tutti gli aspetti della vita, quindi un'altra contrapposizione tra questa idilliaca vita di campagna, che però esse non considera perfetta, tutt'altro, e questa modernizzazione centrale. A parte queste due informazioni, io della introduzione di Bevilacqua non ho assolutamente capito nulla. Bene.